infatti io da bambina dicevo che volevo fare la scienziata e girare il mondo con la roulotte. Avevo il sogno giusto, però non più con la roulotte, ecco, spero di no. Io sono studentessa magistrale di ingegneria biomedica e attualmente sono tesista, mi laureerò a breve e ho studiato con la specialistica biotecnologie, cellule e tessuti. Durante la triennale stavo anche finendo i miei studi in conservatorio e il conservatorio era in un paese in provincia di Brescia, quindi ci mettevo tanto a spostarmi per arrivare fino al conservatorio. Per cui diciamo che la triennale l'ho vissuta in modo molto scolastico, cioè venivo in università, seguivo le lezioni, tornavo a casa, studiavo per il conservatorio, studiavo per l'università e non avevo molto tempo per fare altro. Poi quando alla fine della triennale mi sono prima diplomata e poi laureata a 20 giorni di distanza e poi ho iniziato la magistrale senza il conservatorio. Ora, il conservatorio dura 10 anni, quindi vi immaginate una persona di 22 anni che ha passato metà della sua vita a fare una cosa e che si ritrova senza farla più. Per questo motivo sono venuta a contatto con delle persone che stavano per fondare questa associazione musicale al Politecnico e mi sono subito messa in gioco, nel senso che non volevo che la musica uscisse dalla mia vita. Sicuramente l'auditorium qui è un posto a me caro perché è stata la prima esperienza musicale al Politecnico. Era la prima volta che il Politecnico faceva un concerto di Natale e io mi ricordo che questo auditorium era pieno. Ed è stato bello perché è stata proprio la chiusura del concerto che era il nostro primo vero evento da quando era nata Polifonia. Un aneddoto che mi piacerebbe raccontare è stato quando mi hanno chiamato per intervistare Samantha Cristoforetti ed è stato bello perché abbiamo capito che comunque le possibilità ci sono, bisogna prima di tutto crearle perché le occasioni nella vita non cadono dal cielo e poi bisogna sfruttarle, cioè non bisogna avere timore, bisogna dire ok, è una bella possibilità, ce la possiamo fare, facciamolo. E quindi questa è stata la mia esperienza.